Buonasera ragazzi, bentrovati. Scusate se sentite rumori di sottofondo, specialmente per quanto riguarda il ventilatore, perché si sta crepando di caldo, come sempre. Ci eravamo lasciati qui, in questo piccolo lembo di terra, nelle rovine di Nabreus, mi pare che si chiama questa, comunque sia. Buonasera Xanx, bentrovato. Piccolo aggiornamento. Ho effettivamente fatto arrivare la squadra, tra virgolette, principale a livello 46, quindi ce l'ho fatta. Ho fatto tutti i mostri dell'area andando indietro, meno che uno spirito elementale, che è quello del buio. Ce la stavo facendo, però poi mi ha shottato la squadra, perché erano finiti gli MP di Penelo, quindi poi lo faremo più avanti, senza fretta. Non sono riuscita a far allenare loro tre, quindi questa live utilizzeremo loro tre per farli arrivare a livello 46. Va da sé che Exodus non l'ho provato. Non l'ho provato non solo perché non sono a livello con tutta la squadra, ma specialmente perché non ho avuto tempo, ragazzi. Io l'ho fatto questa cosa l'altro ieri sera in passata di sonno per poter fare la live. Quindi noi continuiamo un attimino ad esplorare, come abbiamo detto, questa zona. Una volta esplorata questa zona, andremo avanti, quindi ce ne andremo alla costa fondo. Cominciamo subito, senza perdere tempo. Andiamo, andiamo, sperando di non trovare il boss. Allora, ho subito l'exploration. What is this? Diciamo una cosa. Usiamolo. Di questo boss. Mitra soffice. Lo accetto. Potete capire quanto. Potete capire quanto cacchio mi. Non potete capirlo. Ok, si sono battibili. Banda di ferro, Watanka. Ok. Perfetto. Questi Watanka sono nuovi, non li abbiamo mai abbattuti, infatti. Se ne devono ammazzare 5, vabbè, si può fare, si può fare. Sì, 5 si possono ammazzare su via. Visto che ci sono le trappole, mannaggia loro. Noi andiamo da Wetavatte. Ci sono loro. Bacnamus. Odio questi cosi. E poi si mettono in gruppo, si mettono. Come vedete, sono una rottura di balle. Però noi siamo poco studiati con Baltiel, shottiamo la gente. Qua si può fare qualcosa? Oh, Watanka. I Watanka. Così ne mancheranno 4. Please, don't kill me. Please don't kill me. Ok. Ok, perfetto. Dovrò anche cambiare un pochino l'asset generale di Penelo, perché è porco Giuda, però anche tu Fran che tocchi la trappola. Vorrei fare con Penelo in modo tale che la prima cosa che fa entrata in battaglia è rigenerare su tutta la squadra. Questo mi sa che è un passaggio. Passaggio. Pensavo fosse un passaggio, ma non lo è. Su chi è? Ah, Watanka. Ne mancano tre. Oh, ce n'è. Oh, baby. Ah, cacchio, lui non può usare magie, cioè non sono deboli a magie che abbiamo, a quanto pare.
Ne mancano tre allora, mi sa, per finire. Madonna. Ok. Devo trovare un passaggio per quella parte. Ora poi ci studiamo qualcosa. Pensavo che fosse un passaggio queste piante, però non sembrano. Sembrano. Andiamo intanto avanti. Ok. Allora sono deboli al ghiaccio, abbiamo capito. Madonna, quanti danni. Quanti danni. Qua c'è una trappola che io eviterei, grazie. E qua non ci possiamo andiamo. Sì che ci possiamo andiamo, è il passaggio segreto. Questi li abbiamo già killati. Sono abbastanza stronzetti questi comunque. Perché appunto buttano cecità e veleno. Anche Morfeo hanno come... Abbastanza stronzetti. Ora, ora, ora. Faccio niente con la mia asta. Dischi. Ok, uno è andato. Che asta, ragazzi. Ok. Dai, che è andato. Perfetto. Un'altra volta, Fran. Brava. Fran praticamente fa in questa piccola squadra fa le veci di Penelo, perché non ho come... Obliter. 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 Mi suona bene Obliter, quindi vediamo un attimo, è sua? Aspetta che immagino un inventario come Blade, Flare o Colasso. Io aspetto quello, infatti. Effetto extra, aste. Regoli. Io in realtà volevo vedere che cos'è questo obliter. Non penso che sia una rarità, non penso sia un bottino. Magie tecniche. Può essere una magia tecnica? No, sembra. Ah sì! Dilegua i nemici nei paraggi. Vabbè, ok, va bene. Non sono entusiasta, ma ok. Ok, va bene. Qua ci sono altre trappole. Ah, maledetti, non ci andare, non ci andare. Vabbè. Lo sapevo io. Io lo sapevo. Uno è andato e l'altro è andato. Level up, yay! Siamo a livello 41, ancora c'è tanta strada da fare, Baltir. Tanta, tanta strada da fare. Molta. Allora, da questa parte c'è una trappola che ci separa da qui, da questo qua. Un'erba dell'eco, vabbè, niente di particolarmente interessante. Andiamo da quest'altra parte, vediamo un po'. Altri simpatici che... simpatiche... Come dice un buon Digimon, l'accetto, esatto. Esattamente. Buon caro Xanxusmon. Ok. È esploso, praticamente. Dai, però non mi potete illudere così. Non mi potete illudere così, vabbè, andiamo avanti. Che vi devo dire? Ok. Ok.
non c'è niente. Anche qua non c'è opportunamente niente. Qua, oltre a una trappola e basta. E basta, bene. Qua una trappola e sono pezzi di merda. La prendiamo questa trappola. Immagina. Trappola debilitante. Un MP. Ecco. Vabbè che tanto con questo servono a niente gli MP. Oh no. Vabbè che tanto fa nulla, dai. Ora si riprende. Ok, sono avvelenata, please. Help me. Help plot. Antidoto. Ok. Hai Aspir. Se era comprabile, probabilmente sì. Se non era comprabile, probabilmente no. Ora lo controlliamo. Controlliamo. No. Aspir dovrebbe essere nera? No, non ce l'ho Aspir. A quanto pare no. 176 guild, va bene, ok. Pezzo di me. Guarda quel meddino. Uno è andato. What the fuck? Quanti? No! No, raga, però... Troppi. Troppi. Però, Baltiella, ti svegli, grazie. Eri incoglionito in questo momento, Baltiella, ok? Salvate Baltiel. Salvate il soldato Baltiel. Salvate il soldato Baltiel, grazie. Bene. Va di Fran, un altro lo puoi fare. Brava, ok. Che cos'è quello? Ci proviamo? Mi sciotta? Non lo so, proviamoci. Buonasera, Vale, ben trovato. Si fa un cacchio sto coso. Tundaga! Ush! Farcela, ragazzi, ce la possiamo farcela in realtà. La possiamo farcela. In realtà ce la possiamo farcela. Dai, dai, picchiate, picchiate duro. Arrivo io ed è subito ludopatia, sì, praticamente. Si è fatto Protect and Shell, sto merda. Magie tecniche, bianca... Oh sì. Adoro. Ti fai la cura? Sei uno stronzo, sei. Sento, non te la prendere con Fran, l'unico pezzo di drago. Forza, forza. Kill. Voglio vedere un kill. No, occhi, raga. Questo senso però. Dai, dai. Ce la possiamo farcela. Forza, forza. Guscio di drago. Va bene, ok. Io l'ho dato, l'ho rubato.
Sento una leggera nota di polemica Xanx, lol. In che senso? In che senso? Una gran pozza, ok, vabbè, cioè, questo che cos'è? Questo che cos'è? Lo facciamo? Facciamo? Oddio, ce ne vogliono quattro. Vabbè, due Vatanka li facciamo abbastanza agili. Scudo drago invece un pochino più. Prendiamo un altro cristallo aracne. Che cos'è sto posto? Ah, Napudis, la città morta. Ah, così, grazie per l'accoglienza. Mi raccomando. Ok. Bene. Ok, ho capito una cosa. Io qua dentro non ci entro per il momento. Questo. E basta. Io ho capito una cosa, che se ne eschi, esatto, me ne sto uscendo subito. Ho già capito l'antifona dalle tre trappole piazzate davanti. Quindi diciamo che per il momento è un nope. For the moment I say. Sì, penso che sia un dungeon da fine proprio gioco, quindi non. Aspiro e magia verde, ok, perfetto, buona a sapersi. Allora non ce l'ho. Un bel level up che mi fa sempre piacere. La prossima deve essere Fran. Esatto. Molto bene. 37.000 manca Baltiel per il livello 42. Ce la possiamo farcela. Possiamo farcela. Ok. Facciamo uno scan. Per nel leggere un descrivere. Vento per lei, signor Vale. Perché Vale ha sculato su Genshin. Potrebbe essere cosa buona e giusta così. No, per chi ci gioca, ma. No! Aspetta. No. Lui è confuso, no? Vabbè, intanto gli curiamo. Non è. Non è. Ok, ti stai curando, ok. Antidoto su Fran. Dovrebbe venderlo l'Emporio del Clan, ma non ricordo quando. Vabbè, poi ci torneremo. Consideriamo che siamo fermi da un pezzo, quindi dovremmo un attimino. No, questo caos, no! Ok, meno male che è deficiente sto coso. Sto budino. Guil su così. Vaffanculo, un altro budino. Please kill him. Ok. Bene. Curiamoci. Ok. Qua non ci siamo andati. Attenzione alla trappola, stupidi. Cosa
c'è qua? Cosa c'è? Un regolo incrociato. È scomparsa la trappola? What? Non lo prendo quello, mi dispiace. Non mi voglio così male da prenderlo. Allora, vi faccio decidere a voi che siete in chat. Cosa facciamo? Facciamo il gioco del reset per prendere quei quattro draghi e quindi completare questo pezzo di bestiario? Oppure preferite andare avanti e andiamo alla Costa Fon? Lascio decidere liberamente a chi sta seguendo, perché come intuirete abbastanza bene, il mio istinto è quello di completare il bestiario e poi lasciare la zona. E semplice completismo vale che comunque farò a fine gioco. Non so se sblocca poi un qualche reward negli stickers collezionabili qua, o se c'è proprio una reward un pochino più importante, perché essendo appunto una blind run so esattamente cosa mi devo aspettare. Allora do it. Il capo ha parlato, ragazzi. Il mio Palpatine ha parlato, e quindi non posso non ascoltare il lato oscuro della Querza. Ok, si è esploso, facciamo esplodere anche lui. C'è lo stickers, perfetto. Do it. Oh yes, I'll do it. Tra le altre cose, stasera mangio molto molto bene, Vale mi odierà per questo. Io sono sicura che Vale mi odierà per quello che io stasera mangerò. E la madonna, grandissimo Baltiel, così ti voglio spronto. Grande. Ok. Grande. Una bottiglia di Calvados da osteria? Wow! Penso che serva a qualcosa sto coso. Goblin, ah! Ci sono i goblin. Esatto, Vale! Stasera sono sola, quindi sono di sgarro, e quindi vi faccio un bel hot dog di quello fatto casalingo. Con patatine, giusto il mayonnaise. Per una volta nella mia vita faccio la boccella. Me lo merito, dopo una settimana pesante me lo merito. Comprendi. Tra l'altro, settimana pesante che non è finita e che non finirà. Non consumabile. In che senso non consumabile, Xanx? Ci deve essere però un punto per poter raggiungere quel punto. Quindi, ora noi controlliamo bene. Mi sa che ti dà furia. Ah, ok. L'oggetto, ok, consumabile l'oggetto, ok. Poi lo controlliamo allora. Poter andare da quella parte. A quale divinità mi devo rivolgere? Perché c'è un pezzo di terra che noi ancora non abbiamo visto, a meno che non si vada quell'altro là sotto. Per favore, 166. Tristissimo. Da questa parte se c'è qualcosa, ma non penso, perché l'ha già controllato. C'è solamente Tino e poi porta questa parte. Dove c'è questa? Un collirio.
Allora, facciamo così. Intanto abbiamo preso dal diario del clan, come bestiario, abbiamo preso esattamente Watanka. Allora, è un non morto, è uno Sleipnir, ovviamente. Incarnazione dell'anima dei cavalli da guerra rimasti vittime nelle tragedie di Nabudis. Questi erano di indole aggressiva, ma molto fedeli al padrone. Sul capo, perdonatemi, avevano un'arma simile a un'ascia e il loro compito era quello di lanciarsi sulle fila nemiche a testa china. Le decorazioni della bardatura sono in stile nabradiano e oggi non c'è più nessun artigiano in grado di riprodurle. Come descrizione. Origine della tradizione. Potrà sembrare strano, ma il Watanka, irrimediabilmente violento, instaura profondi legami con i suoi simboli, con i quali riesce a comunicare telepaticamente anche a notevole distanza. Per questo viene rispettato dall'uomo come protettore dei legami d'amicizia. Regalare un cerchio di Ares esprime il desiderio di voler approfondire un'amicizia. Mi stanno dicendo che questo coso droppa il cerchio di Ares. Sto cercando la roba per Aspir, lo faccio per lei. La ringrazio, Xanxus, la ringrazio. Spirito guida. Nel frattempo noi andiamo al punto di salvataggio e scendiamo un attimo, vedo se riesco a trovare un punto per potermi spostare in quel lembo di terra che ancora non abbiamo esplorato. Ok. Danno 1300 tra le altre cose, sti cosi, eh. Danno proprio poco. Status. 23.000, ancora ce ne vuole. Ancora ce ne vuole. Anzitutto andiamo a curarci. Secure ourselves in questo bel cristallo in cui salviamo. Questo bel cristallo che vi ricordo essere stato un cristallo aracne. Cristallaracne, giusto. Pratico. Io volessi andare da quella parte, però. Tattanugo, Tattanugo. Kill the Tattanugo. Kill him. Kill the Tattanugo. No, sverlato, no, reflex, no. Sei un piccolo pezzo di pezzo. No, olio no, non va bene olio, olio no. Ora ce lo togliamo l'olio, eh. Dicevo, la carta assorbante. Ok, bene. Dobbiamo usarla così però. Oggetti. Carta assorbante. Molto molto bene. Ok, da questa parte non si può andare. Non c'è un passaggio segreto per. Ergo per cui dobbiamo sicuramente andare, questi si fanno a haste, si castano da soli. Un tesoro. Quando sarà stupido? Sarà un tesoro molto stupido, secondo me. Ok, uno è andato. Questi danno più di meno. Fammi vedere il grado del clan subito. Il grado del clan dovrebbe essere diario del clan pro de guerriero. Sono un pro de guerriero. Jack fa dell'eco su Fran. Bene. Oh no. Please kill him. Kill him.
Healing. L'ho attaccata sto merda. È che io gli tolgo niente con sta cosa. Non usa manco le magie, quindi boh, vabbè. Ok, è andato. Un faffo. A voi piace il faffo? Vediamo da questa parte se posso raggiungere. Ok, lo trovi al prossimo rango. Perfetto, grazie. Mi sai dire anche come raggiungere quella parte lì? Perché io non so, non riesco a raggiungerla. Da queste parti, giusto però. Ok, a tutti e tre attacca tra le altre cose, che figo. Togli anche un botto. Ok, è morto in... Scusi, no, al prossimo ma fra due. Va benissimo lo stesso, non è un problema. Perché io non posso raggiungere quella parte? Per quale strana e stramba motivazione io non posso raggiungere quella parte? Gummete. Mi curi Fran, grazie. Come faccio ad arrivare lì? Lassù non ricordo bene. Vabbè, allora facciamo una cosa, facciamo un attimino sti draghi, facciamoli abbastanza rapidamente e poi andiamo alla Costa Fonne. Adesso sono le 17:13 e direi che è arrivato il momento di fare un fuggi generale e di andare a... Qui vaffanculo però, eh. Quelle rocce laggiù non le può raggiungere, mi sa. Ok, però questo lembo di terra qui a forma di non so che cosa, tecnicamente si dovrebbe poter raggiungere. Ma da questa parte abbiamo visto che non c'è modo di raggiungerlo. Ergo non so come fare. Ergo non so esattamente come fare. Vabbè. Ok. Intanto facciamo il trucchetto, ragazzi. Come sempre, per i meno addetti ai lavori. Una volta salvato, per respawnare, esatto, potremo tornare dentro comunque, quindi, indietro comunque, quindi comunque sia, poi lo esploreremo. Il trucchetto è tornare alla schermata del titolo, in modo tale da resettare nuovamente tutti quanti i mostri, caricare i dati. Non caricare il salvataggio rapido, ma il salvataggio. Il salvataggio rapido ti salva all'interno dell'area e quindi l'area è già senza i mostri. Avete già battuto, a meno che non volete aspettare Giron Solare, ma io, siccome sono poco studiata, preferisco fare questa cosa in modo tale da velocizzare i tempi. Tempi che noi velocizzeremo immediatamente. E dove cacchio era da quella parte? Chiudiamo loro. Ok. Perfetto. Questi li facciamo, tanto sono sempre servire come pexpi. A 3-3 poi. Amici miei. Madonna! Ok. Ma ne ammazzate uno, grazie. E vabbè, ora torno in vita io nuovamente. Prendiamo le redini di Bash. Ne sono arrivati addosso 3. Con calma, tutte molta roba secondaria che potrò fare con calma. Perfetto, ottimo. Ovviamente lo capo, lo re è Baltiel, ovviamente per me. Chi è lo re? Sei tu lo re.
Tecnica, sì, giusto, stavo andando, devo fare lo scan. Ok. Perfetto. Mi curi, perfetto. Duecentotredici guil. Allora, state attenti qua. Vaffanculo, vabbè. Allora ditelo che siete un po' stronzi. E allora ditelo che siete un po' stronzi. Rigena addirittura si fanno questi pezzi di merda. Ok. Questa parte dovrebbe essere qua. Dico Fritz. Ne ha fatto sì, lo sappiamo. Simpaticone. Villatelo presto, please. Ok. Tengo lo lì. Anche questo altro simpatico. Antidoto su Bash. Killatelo, please. Run di nuovo, perfetto. E ora The Dragoon. Palla di fuoco. Palla di fuoco, ste gran palle. Cerchiamo di essere rapidi e indolori. Guardate che. Vabbè, che tanto morirà lo stesso. Di poco tempo. Ok, e siamo a 2. Significa che torniamo indietro, andiamo a salvare e facciamo lo stesso scherzo. Facciamo lo stesso identico scherzo di prima, ovvero entriamo nella schermata del titolo. Questi li vediamo, ho anche un livello. In qualche modo qualche. Ok, una zanna glaciale. Qua. Facciamo qualche livello. Ti prego, Baltel, fai questo cacchio di livello. Prego, Baltel, fai questo ca di livello. Perfetto, l'ha fatto, quindi adesso sono un domino, fantastico. Vabbè, ammazziamo anche questo, dai. So che ci sei. Sono a due, vabbè. Dai, dai, killate di freeze. Bene. Inutile che ci cura perché tanto ci stiamo andando a curare direttamente. Andiamo, solito. Penso che per E30 riusciamo a finire questo scherzo. Mancano, abbiamo detto 3, erano 4, mi pare. Ora li ricontiamo. Diario del clan, bestiario. Siamo a metà del bestiario? No, quasi. Scudo drago ne mancano 3, perfetto. Quindi rimettiamo ovviamente il velocizzo e la mappa. E via che si va. Avanti così, a tutta birra. Allora, io questi li killo che mi prendo. Ovviamente. La pesci. Sia mai che aumenta di livello. La Madonna, che figata. Fanno così, li adoro. Ok.
Quando fanno più di un attacco consecutivo concatenato è motivo d'orgoglio. Ah, su due, mo. Please kill them. Ok. Perfetto. Let's go. Questi ovviamente spuntano come i funghi. Ok. Perfetto, la prossima è ovviamente Fran. Facciamo sempre lo scan. Esatto. Merda. La prende sempre Bash, eh? Non ce la può fare. Non ce la può farcela. Ok. Ottimo. Quindi siamo a livello 42 con tutti e tre. Va bene. Quello ovviamente è spuntato come il fungo, l'altro è spuntato dopo, vabbè. Ok. E andiamo verso l'infinito e oltre. Peccato non ci sia un punto di salvataggio proprio qui dietro l'angolo. Perché sarebbe stato molto più comodo, ovviamente, ma ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo, ragazzi. Questo è Fra Fantasy XII, quindi ce lo teniamo. E anzi hanno migliorato la quality life a quanto ho capito di tantissimo con lo Zodiac Age. Oh no! Si sveglierà prima o poi Baltiel. Sveglierà prima o poi, ecco. Vogliono si sveglierà prima o poi Baltiel. Mare, ma che cos'è? Scusate, ho sbagliato tasto, scusate. Scusate. Cosa dite, Nici? Grazie. Luridi. No, in crisi no pure. La crisi no pure la crisi. Vabbè dai che è andato, forza, forza, ce la possiamo farcela. Ok, ce l'abbiamo fatta. Comunque ragazzi, quindi torniamo subito indietro. Mancano solo due. Quanto devono arrivare? Come livello loro devono arrivare 46. Un livello 42, ma ovviamente il nostro obiettivo in questo momento non è fare il livello, quanto più ovviamente fare questo mostro, il drago, lo scudo drago. In modo tale che sì, va bene, ok, trappola dirompente presa in pieno. Ovviamente. Ovviamente. Però la cosa noiosa è il fatto che si deve fare avanti e indietro. Non abbiamo il salvataggio vicino. Però pazienza, lo facciamo. Andiamo giù. Perfetto. Usa stola pulcino. Cos'è la stola pulcino? Istruiscimi. Che molti oggetti io non li ho mai utilizzati.
capirci quello che doppia l'exp, vabbè, poi lo potremmo fare. Per il momento non è necessario. Non è il fare. È un oggetto equipaggiabile la sola cucina? Un oggetto equipaggiabile? Oddio, sono arrivati due. Uno l'ho ammazzato, grazie. Ah, ok, sono arrivati tutti e tre. Andà. Va bene. Va bene. 22.000, dai, ce la possiamo farcela. Ovviamente, come vi ho detto, fino a quando loro non raggiungono il livello desiderato, ovvero il 46, utilizzeremo loro. È un accessorio, perfetto, che tecnicamente allora noi dovremmo avere. Però se è equipaggiato ad uno, solamente gli altri non percepiscono più exp, o sbaglio, o erro. Appunto. Ok. Dai che ce la possiamo farcela. Forza e coraggio a noi. Madonna. Please kill them. Ok. E ora occupiamoci di lui. Finito, puoi ripetere. No, dicevo, se io lo equipaggio per esempio Baltiel, prende solamente Baltiel l'ammontare di Expert raddoppiata o la prendono tutti? Adesso ti indaga. Perfetto, ne manca solo uno, controlliamo per sicurezza, diario del clan, bestiario. Ok, ne manca ufficialmente solo uno. Chi ce l'ha equipaggiato la doppia XP, ma altri dicevano normale. Allora per il momento non mi conviene, visto che sta andando di pari passo. Poi, però nei momenti in cui serve proprio fare il leveling di quello pesante. Per il momento facciamo il minimo indispensabile. Dobbiamo fare l'ultima volta questo passaggio, ragazzi, e poi ce ne andiamo alla Costa Fon, ve lo prometto. Giurin bello. No, ruba, scusate, scan, volevo fare. Giurin Giurello che andiamo avanti. Eh sì, va bene, però sei stronzo, però. Vash, sei un po' stronzo. Sei un po' stronzo. Obiettivamente sei un po' stronzo quando fai così. Ci sta andando in bocca la trappola. Ok. Perfect. Ok, ehi, amico. Non ti ci pensa nemmeno. Bene. L'ultima volta. Ehi, salva, perfetto. E poi andiamo avanti. Direi che è il tempo.
tempo. Diciamo che quest'ultimo repeat dei nostri passi, questo praticamente è quello che io faccio quando non sono in live e devo fare qualcosa sul Final Fantasy XII prima della prossima. Ovvero fare avanti e indietro con i mostri in modo tale che io so, magari dice qua se ne trovano, ci, si trovano quattro Sleipnir per dire, e me li farmo. Là si trova un budino e me lo farmo. È il metodo più veloce, perché sennò poi dovessi aspettare, stare lì ad aspettare che spawnino, non lo so. Spawninino. Non so se si dice così, da solo. Ok, eia. Ehi, amico. Amico bello! Amico fraterno! Dove cazzo ne sta andando? Pezzo di merda! Pirla! Ok. Cacchettino. Ti detesto, Baltiel. No, Baltiel, Bash. La vita è un farming. Chi non l'ha fatto? Esatto. Chi non l'ha fatto in un Final Fantasy il farming selvaggio? Ma noi l'abbiamo quasi finito. Ah, Vale ha fatto vedere Kazuha Simo? No, non me l'ha fatto vedere. Oh, sì? No, Petty. No, Petty. No, basta, veleno, basta. Antidoto. Un altro antidoto. Hai rotto il ca. Scusate. Ok, via. È tempo de menà. De menaie. Ok, dai, 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 kill them. No, cura, no! Non puoi fare cura, io ti... Tundaga, ai. Va bene, dai, è andato. È andato, dai, dai! Ok, è andato. Gliel'abbiamo fatta, ragazzi. Torniamo al punto di salvataggio. Ci leggiamo questo bel mostro. E andiamo alla costa Fon. Fon, fon, fon. Scusate, magie tecniche sempre boscan, visto che ci sono le trappole. Questo posto terribilus. Fatto di trappole e trappole. Ora, 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 dai, qua. Veloci, lesti. Bene. Ok. Ce l'ho fatta a prendere questo tesoro. Bene. Perfetto. Abbiamo fatto il livello 43. Siamo a metà strada. Si
siamo a metà strada, quindi intanto salviamo e andiamo alla Costa Fon. Per andare alla Costa Fon io intanto salverei e userei una telelite. Telelite, scusatemi. Telelite. Usi teletrasporto. Ci andiamo direttamente al bosco di Salica. È tempo, nel frattempo io bevo un attimo, ragazzi. Fete. Velocizzo. Ah, ciao, auguri. Sei carinissimo. E Costa Fonne da quella parte, quindi let's go. Questa parte, scusate. Stavo imboccando la strada sbagliata. Qua partono i Firaga come non ci fossero domani, no. Però muoiono abbastanza rapidi e lesti. Ok. Facciamo un gran male. Facciamo un gran male. Esplosi, diretti, grande Baltian. Quello è morto nel sonno, siamo stati molto generosi. C'è chi vuole un peluche di Meguri e di Montblanc e chi mente. Esatto, Xans. Esattamente. Mi piacerebbe avere un peluche di Meguri. Molto. Però mi piacciono molto i Moguri stile Final Fantasy 6, quelli proprio sempliciotti. Mi sanno più di coccoloso. Questi sono particolari come tipo di Moguri. Ci siamo quasi. È uno di Chocobo, sì, però ciccio. Da mettere sopra la mensola. Obiettivamente. Stiamo ufficialmente per andare avanti, ragazzi. Sono. Qua c'è un punto di salvataggio che useremo immediatamente. Ecco, lo stavo per scrivere. Esattamente. Visto che noi ci capiamo subito, Xans. Bene. Let's begin. Nuova zona, nuovi mostri. Nuovo diario, tipo questo. Amico mio bello. Fragola. Povera mandragola però, eh. Siamo persone orribili. Controlliamo questa parte. E amico Mirolisk. Ok. Vanno abbastanza agilmente al creatore. Perfetto, non sto controllando per ora i mostri, intanto andiamo dove ci porta la. Ancora zona spinato. Grande
Gran pozza, vabbè, ok. Tu come ti chiami? Piranha. Un piranha. Danno 700 qua, è molto triste. Qua c'è un'altra uscita. Vadi. Perfetto. Vadi pure con questo. Allora, io mi ricordo che qua bisognava prendere un qualcosa che ci era caduto, non a noi, ma al ragazzino simpatico, ovvero la chiave delle miniere. Bisogna ben capire se è appunto caduta sotto forma di un cosino lì dell'oggetto o se proprio ti devi sbattere. Sì, ma non qui. Ok. Non è caduta qui. Mi ricordava la Costa Fon. Il Dotto Will, va bene. Intanto sto deforestando questo posto. Tutta la fauna. Sto. Non in questa zona. Perfetto. Grazie, Xanx, per la dritta. Ma che male che fa. Cos'è quel coso lì? Cos'è? Cosa sei? Vabbè. Cornaguzzo e Crio Magirite. Gran pozza. Una rana shiny, esatto. E 31 guilde, perfetto. Se io vado nel bestiario. Tanto leggiamo lo scudo drago, che l'abbiamo finito, è un dragone, un drago malefico. Varietà di drago che continua a essere considerata la più forte in assoluto nonostante il dominio dell'uomo. L'anello fissato da ignoti è una difesa contro il nemico e prova che questo drago un tempo era utilizzato in battaglia. Su chi dovesse fronteggiare, tuttavia, non si è ancora fatta luce. Per la sua potenza difensiva è molto difficile da sconfiggere, tanto che viene chiamato anche fortezza mobile. Ultime notizie, diventare membri di Stomaci di Ferro, la mitica associazione di assaggiatori di cui fanno parte numerosi grandi cuochi, è quanto mai arduo, sia perché gli ammessi sono davvero pochi, sia perché i test da superare sono molto difficili. Quest'anno la prova da superare consiste nel presentare il fegato del mostro ritenuto più adatto a essere cucinato. Ciò favorirà di certo il mercato e sarà più facile trovare vari tipi di carni, a cominciare dal fegato di Chiclodrago. Che schifo. Stiamo vedendo il bestiario, ovviamente. Costa Fon, oh quante belle cose. Bene. Ce ne sono un sacco, però noi andiamo avanti, però non ci fossilizziamo nel fare i nemici, eh. Le faremo, ma non adesso. C'è un tempo e luogo per ogni cosa, ma non è questo. Io se li incontro, li ammazzo tranquillamente, ma ovviamente non ci fossilizziamo sul fare per ora i mostri. Ora vediamo dove ci dobbiamo spostare.
Dove andiamo? Andiamo prima da questa parte, no? Visto che ci siamo. Ciao amico. Madonna mia. Porello. Ma qua ci sono altre rane. Le rane. Rana? Poema celestiale. Ok. Non ti è servito granché amico, però. Ok, così. Ok. Ho visto una mandragola. Sta dormendo, poverina. Ma non sa. E il suo sonno finirà. A breve. Ok. Devo dire che ci siamo allenati molto bene, perché non ci fanno quasi niente questi tizi. Scheggia acquara. Let's go. Bene. C'è questo gettuncolo. Un wheel. Grazie. Un wheel. Noi siamo persone malvagie. Vediamo qua che cosa c'è. Tiara di Lamia. Va bene, là c'è un altro oggetto, là c'è un altro oggetto ancora e c'è anche una mandragola. 78 wheel. Perfetto. Frutto dolce. Una gran pozza. Oh, guarda chi c'è qua. Guarda quanti cari amici. Ok. Attacchiamo pure loro. Visto che c'era una rana, ora la prendiamo, eh. Da quella parte. C'è anche un oggetto. Una rana traslucida. Bene. Bacio del principe, ovviamente vicino a una rana. Quanta poesia. Prima di andare da questa parte io andrei di lato. Vediamo il diario del clan dopo aver pulito quest'area. Allora, abbiamo preso i pirolis che li abbiamo finiti. Un avio mostro, un falconidus. Particolare. Ok. Bel disegno, bel motivo. Abbiamo un carnivoro che ha sviluppato una aguzza dentatura al posto del becco. Probabilmente su scogliere e le sue ali si mimetizzano in modo sorprendente con la sabbia e la roccia. Poiché il motivo sulle ali ricorda la pirolia, un insetto velenoso, non so se penso che sia pirolia, che provoca gravi ustioni, tutti ne stanno alla larga. No. Ogni avventuriero sogna di avere un equipaggiamento della serie Stregone, garantisce altissime prestazioni, ma purtroppo è carissimo.
Proprio per questo molti cercano di entrarne in possesso tramite le offerte speciali, anche se procurarsi pellicce preziose e cuoio prezioso non è certo facile. Buona fortuna, Rosol, il mago verde. Gli altri sono tutti da fare. Da questa parte. Allora, la pozza. Credo che con questo abbiamo finito di argento. Però intanto facciamo l'esploro. Oh, ciao rana. Ciao rana. Madonna, quanto siamo forti. Siamo gruessi. Che sia la chiave? Ah, Badu, ok, sì, l'abbiamo già. Dodici guild, vabbè. E vabbè. Se ne scappare, amico. Se ne sta scappando, capito? Tessuto di piume. Cos'è questa costruzione? What is this? Mi dispiace, qui per ora non si può transitare. Se siete diretti a est, passate per il villaggio. Stiamo ripulendo la zona dai rifiuti che qualche maiale si è divertito a gettare. Potrebbe inciamparci qualche ciocobo. Finiremo presto, ma per il momento vi conviene fare un'altra strada. Il gioco ci sta dicendo che per ora da questa parte non ci possiamo andare. È stato abbastanza chiaro. Una pozza. C'è altro, no? Perfetto. C'è un altro di sto robo. Bene. Or dunque. Perfetto. Pozione, ok. Sono in tre, non mi spaventano. Come vedete schiattano abbastanza facile. Oh no! Oh no! Smettila! Bene. Ora la scelta sta a noi, o andiamo da questa parte, andiamo a congiungerci, o andiamo dall'altra parte, ma io direi di congiungerci intanto. Mandragore. Mandragore dormienti. Bene. Oggetti per noi? Oggetti per noi. There's some objects. Gran pozzo. Vabbè, ok. La accettiamo così com'è.
Vediamo qui. Va bene. Andiamo qua. Ci sono un sacco. Ok, andiamo intanto sopra. Visto che abbiamo l'opportunity. 205 will. Una solitaria mandragola, non è sola, invece c'è un'altra mandragola. Madonna. Quanta cattiveria. Bene. Let's go. Bene, molto bene. Qua non c'è altro, quindi bisogna scendere. Dai che se riusciamo a finire quest'area mi ritengo soddisfatta di quello che abbiamo fatto. E la madonna quanti rupi, quante iene, argento. Ok, una è andata. Ok, un altro è andato. Bene. Sono andati tutti. Passati tutti a miglior vita. 301 will. Mi ha ricordato i ricordi del Vietnam con i cosi, come si chiama? Con i Diglett allora che uscivano dal terreno, si vedevano due ciuffi, bastardi. Bene. Guarda come se ne scappa il merda. Tesoro, grazie. 296 will, 95. C'è un altro oggetto. Bene, tessuto di piume, 38 will. Non mi pare che qui si possa andare avanti, invece sì, si può tornare da quella parte. Qua ci sono ranocchie, pornù. Bene. Si può andare anche da quell'altra parte. Interesting maneuver. Allora, andiamo a congiungerci sempre con... Prima di andare avanti, andiamo a congiungerci con l'altra parte lì. Ma prima, diario del clan, vediamo che cosa ci manca. Parte il cristallo Arachne. Allora, ne mancano pochi. Argentor è un lupo, ovviamente una magibestia, sottospecie di lupo con il dorso e le zampe ricoperti di squame di piombo. Peculiare è il suo istinto a ingerire insieme al cibo anche rocce che per la loro azione triturante facilitano la digestione. Il piombo e lo zinco contenuti in queste rocce vengono accumulati nell'organismo e provocano la comparsa delle caratteristiche squame. Uscì di taverna, un figlio di papà di non so dove voleva mettersi in viaggio alla ricerca di elettromagnite, gusci di insetto e cuoio di gigante per provare il suo coraggio. Aveva un equipaggiamento di platino e fin qui tutto bene, ma per procurarselo aveva usato tutti i suoi risparmi e così alla fine non riuscì a partire.
Al suo posto io avrei venduto subito l'equipaggiamento e con il regalato mi sarei preoccupato del vero tesoro. Gatol il soldato. Bene. Andiamo da qua. Di qua. Sì, gli argento li abbiamo già fatti, ma se si mettono davanti ai miei occhi non possiamo non fuori. Oh la Madonna. Seguilo, ok. C'è una mandragola lì. Ci sono due mandragole lì. Ok. Paola, perché ti avvicini? Ok, sei diventata aggressiva pure tu, mi piace. Mi fai sentire meno in colpa. Visto ridendo e scherzando stiamo andando avanti, esatto, esattamente. E la cosa mi rende assai felice perché impantanarmi in un solo luogo non mi garba più di tanto, anche perché capisco che magari per me è buono perché io esploro livello eccetera eccetera, però magari per chi guarda è una gran rottura di balle. E nonostante tutto è quello che stiamo facendo, però in tutto questo stiamo comunque avanti. Stiamo avvicinando il nostro obiettivo. Una cosa per... Scheggia Dispel, va bene. Perfetto. Ridendo e sterminando, esattamente. Non ridendo e scherzando, ridendo e sterminando. La fauna locale. Ma è giusto così. Questa fauna se lo merita. È aggressiva. Scusate uno starnuto. No. Sì? Ah, oddio, scusate. Scusate, un po' di allergia. La mia allergia. Ho la mia allergia. La mia terribilus allergia. Dai, Po. Allora, questa zona qua, là c'è un tesoro. Ok. No. Ok. Ho urlo di panico il cavolo. Ero magirite. Qua c'è l'oggetto. Astakan. È una coda di fenice, ok, va bene. Let's go. Possiamo andiamo da questa parte a sto punto. Sono due diramazioni differenti, non so se si congiungeranno. Oh. Campo di cacciatori. Nande teto ni iku? それは浜崎を封じ奪い返しにじゃないのか
石の力でダルマスか最高。そうなんだろ。気持ちはわかるが、どいつもこいつも。私が力に飢えている。浜崎に取り憑かれている。そんな風に見えますか？そういう奴を一人知ってる。浜崎に夢中になって、他には何も見えなくなって、始終わけのわからん独り言ばかりだな。エーデスだったか、ベーネスだったか、まあ、なんでもいいな。とにかくそいつは、すべてを浜崎のための踏み台にした。飛空艇やら兵器やらを開発したり、俺を無理やりジャッジにしたり。あなたが、ジャッジ？おお。秘められた苦い過去ってやつだな。まあ、すぐ逃げたよ。ジャッジの義務からも、そいつからも。シドルファス・デム・ブナンザ、ドラクロワ研究所、ドクター・シド。浜崎に心奪われて、あいつはあいつじゃなかった。俺の父親でもなくなった。あつ。俺は逃げしまった。石に囚われたあいつを見てられなくて、逃げて自由になったと思い込んでた。なのに浜崎と知らず、黄昏の破片に手を出して、あんたに会ってここにいる。結局逃げられやしなかったんだ。だから終わらせる。過去に縛られるのはもういい。過去を断ち切れば自由。ナブラディアとダルマスカ、その同盟の象徴としての政略結婚、誰もがそう言っている。象徴ですか。王家の義務さ。役割を演じるのは疲れるな。守ります。君でよかった。あんたの心、石なんかに触れてやるなよ。王女様はお強いんだ。そうありたいと願うわ。Ho trovato dolcissimo questo flashback. Veramente dolcissimo. Allora, ho letto, Xanx, che ci sono sia la chiave che un'altra cosa, per ora non dirmela. Intanto vediamo, perché adesso noi esploreremo questo posto. Ah, c'è anche la bacheca. La bacheca. Allora, intanto salviamo. Cominciamo col salvare. Bene. Fatto questo, bellissimo il fatto che abbiamo scoperto di più finalmente sul Best Boy Baltiel. Era un giudice Baltiel, figata. Ed è il figlio di Sid. E poi mi pare abbiamo già visto. Uomo scrupoloso. E questi sarebbero cacciatori professionisti? Non resistono neanche al caldo, grazie ai mostri. Ok. Ovviamente non andremo nuovamente a esplorare. Cacciatore d'Italia. È la prima volta che veniamo qui. Non siamo così grande, penso che siamo anche persi. Ovviamente il Boguri sulla collinetta ci ha venduto una mappa. Senza di lui saremmo ancora girando.
Allora ci andiamo dal Muguri. Benvenuto al campo di cacciatori. Io non sono un cacciatore, però, o almeno credo. Sono precipitato da una fama e la corrente mi ha portato qui, ma ho perso la memoria, non ricordo neanche il mio nome. LOL. Gervese. Muguri, la mappiere! Una mappa, sì, dammi. Più che altro l'altra cosa è legata a una secondaria. Vediamo se ci arrivo da solo, Xanx. Se non ci arrivo, in caso me lo dici. Allora. Di recente tra i ricchi di Arcades va di moda uno strano passatempo, le scommesse clandestine sui cacciatori. Ingaggiano dei cacciatori, li affidano delle missioni e scommettono su chi riuscirà per primo nell'impresa che ci troveranno. Alcuni ricconi di Arcades hanno chiesto di eliminare dei mostri terribili a Soken e così un gruppo di cacciatori è partito. Ok. There's something in the house? No. Amici. Io scrivo romanzi ispirati alle avventure dei cacciatori d'Italia. Se hai un po' di tempo, raccontami la tua esperienza. Lo sai che vicino ad Arcades ci sono delle antiche rovine? Si tratta del palazzo di Soken. Superato il mare Fon, va a nord della prateria Cita e troverai l'ingresso alle rovine. Ok. Ok. A nord della prateria di Cita ci sono delle antiche rovine dove vivono mostri feroci. Tutti non fanno altro che parlarne. Non capisco perché non vadano a eliminarli se gli danno così fastidio. Si spacciano per grandi cacciatori ma sono dei codardi. Aspettavo un campo sudice e puzzolente, invece guarda com'è bello. Ciao, siamo le Mamas, le cacciatrici più coraggiose di tutta Ivalis. Se prendi la strada qui vicina e vai a nord-est, ti trovi nella prateria di Cita. Diretta da quelle parti, una volta lì, poi andremo verso est per raggiungere il porto di Name. Ok. Per un periodo ho vissuto nella capitale, è incredibile la quantità di informazioni che si può imparare ad usarle bene. Ciao amica. Viaggiatore? Allora sta attento al tempo che fa, quando piove escono gli elementi e non ti auguro di incontrarli. Signora, conosciamo bene la situazione. Non hai l'età per essere un cacciatore, sei un viaggiatore di passaggio? Fon, oltre ad essere un posto incantevole, proprio per i cacciatori, qui circolano sempre informazioni molto interessanti. Voglio tentare la fortuna ad Arcades, sto viaggiando a piedi per risparmiare. Ma ho appena saputo che per arrivare alla capitale bisogna passare per il palazzo di Soken, pare sia infestato da mostri fortissimi. Un gruppo di cacciatori è appena partito per ripulire il posto, forse mi conviene aspettare che non tornano. Questa è la cioccobiera, Gadi. Grazie. Amica. Effetto extra stop, devo vendere. Devo vendere. Devo vendere. Come si suol dire, devo bene. Vabbè, l'erba ghisa la teniamo, dai.
Va bene. Brandello di carne. Osso di fango. Bene. Un faffo, il faffo faffofo, lo vendiamo, ce ne diamo uno giusto per fare scena. Un pesce. Cuoio. Sono tutte cose farmabili, ragazzi, quindi basta che ce ne abbiamo uno, poi andiamo a vedere chi, quando, perché. Faffo, giovanotti, John in the live, sì, esatto. Il faffo, ciaffono Lorenzo. Guarda quanti guil. Guarda quanti succosi guil. Vabbè, direi che ci possiamo fermare. Vai. Ok, preso tutto, compra. Compra, 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 compra. Basco di adamantite ce lo abbiamo, quindi dovremmo equipaggiare, però la giubba adamantite non ne abbiamo e ne dobbiamo prendere due. Gli equipaggi, yes, facciamo sia non sono molto convinta, no. E questo possibilmente sì, aumenta molto la difesa magica, diminuisce però la velocità. Ma sì, un po' di difesa extra. Un po' di difesa extra, dai. Va bene. Due. Diminuisce ancora la velocità, però aumenta la difesa fisica. Per quanto possa servire la potenza magica. Questa no, però. No. Abbiamo già finito i dindi, ragazzi. Aumenta la velocità, non mi fa schifo. Abbiamo già finito gli indie. Don't like it, no, te le dite no? Riusciremo a recuperare tutti i dindi. Più HP. Ok. Intanto vediamo, perché... L'equipaggiamento è una cosa abbastanza importante.
servono un sacco di cose. Non capisco il perché aumenta qualcosa, cioè non aumenta niente, perché mi dici che aumenta qualcosa? Me l'hai fatto comprare. Ne posso comprare solo due. Ne compro solo uno e lo do a Bash, perché lei e loro non possono averla, perché sto usando la cotta reflex, mi serve, ma non ne ho due, solamente una. Per 4 punti mi vado a perdere il vigore e la forza, non mi conviene. Ash non gli metto lo scudo, ragazzi, perché ha la balestra. No balestra, no party. Ci ritorneremo. Ma per ora basta così. Cerchi guai? Qui non è posto per ragazzini. Cosa ci fai da queste parti? Non hai l'aria di essere un cacciatore? Comunque, visto che ci sei, rilassati e goditi un po' di mare. Sparisci, i mocciosi mi danno ai nervi. Perché è troppo dannosa? Aspettate. Non ce l'ha nessuno la cotta reflex, mi sa. Nessuno ce l'ha cotta reflex. L'avrò comprata, ma non ce l'ha nessuno. Sei un cacciatore? Puzzi ancora di latte. Io cerco dei cacciatori esperti, mica dei nomellini come te. Vaffanculo però. Non sembri un cacciatore né tantomeno un viaggiatore, ma non sono affari miei, anch'io ho i miei segreti da nascondere. Che paradiso, il cielo blu, la sabbia bianca e tante buone informazioni dai cacciatori. Ho un po' fatica per fare una pausa. Ciao amico. Sulla spiaggia si trovano spesso oggetti trascinati dalla corrente. Provengono dalla nave mercantile e dalla città sospesa in aria. Pensate, qualche tempo fa è precipitato un uomo da Bucerba e non si è fatto neanche un graffio. Dovrebbe essere ancora al campo. Beh, mi state suggerendo qualcosa? Guarda che si rivede, ti ricordi di me? Sono quello dell'indagine sulle tempeste di sabbia nel deserto ovest di Damasco. Sono qui in vacanza, alla fine non ho scoperto niente e così ho iniziato un nuovo lavoro. La tempesta è passata dopo la scomparsa del drago terreno? Che notizia fantastica! Avevo scelto bene il mio assistente, devo riferire subito l'informazione, forse sono ancora in tempo per la paga. Ok! Hai divenuto stima, ok? Reflex a reflex per ma castato non lo puoi togliere manco un disper. Ok, allora fa abbastanza cagare perché una persona può curare. Ok, io ma c'è una bacheca, la controllerei. Atomos concluso, devo dare appunto dalla fortezza di Nalbina. Ci andremo. Lobby accettato. Ok, sono cose che abbiamo già. Allora. Voglio la mia chiave. Dov'è la mia chiave? Where the fuck is my chiave? There's no chiave in the attic.
There is no chiave, ragazzi. Where the fuck? Questo avevo capito, se arrivate ha detto fa schifo questo. Però non sto trovando la chiave, né tantomeno la seconda cosa che mi dicevi. E la cosa non è che mi piaccia più di tanto. Non mi piace più di tanto la cosa. Ah, eccola la chiave. Sono la testa di cacchio. Eccola lì la chiave. Bene, e quindi la seconda cosa era quella cosa di Lizmat, come caspita si chiama? No, no, ho già presa la chiave, Xanx, c'è un po' di delay. Ma lo vedrai che ho preso la chiave. Il secondo oggetto era legato al fatto della tempesta di sabbia di parlare tipo? Facciamo questa seconda cosa e poi stacchiamo, ragazzi, perché già è abbastanza tardi. Basanka, non si è più visto da quando siamo stati assaliti da quel cavallo mostruoso nel posto di Scaliga. Mi sono riuscito a mettermi in salvo, eravamo vicino alla costa fondo, l'ho aspettato per un po' e poi sono stato qui. Clan alto che in questo momento non ho, allora perfetto, siccome era la nostra meta ho pensato che prima o poi sarebbe venuto anche lui e così mi sono incamminato da solo. Ma che ci penso, il palo mostruoso è proprio quello della scampata. Ho dovuto notizie del mio capo, se vedi Bansaka dici che è stato licenziato, non hanno più bisogno di lui. Ok. E va bene ragazzi, allora noi ci salutiamo esattamente qui. Sarei tentata di fare questo pezzo. Aspetta, ti danno una missione, da lì in poi compariranno i mostri rari che non respawnano. Ok, questo è chiaro. Quasi quasi farei questo pezzo di terra, che è praticamente un tornare indietro. Salviamo e poi la prossima volta andiamo avanti. Ci vuole poco per fare questo pezzo di terra. Ce la facciamo in 10 minuti? Anche meno? Facciamo in 10 minuti anche meno? Lo vuoi? Se sciotta no, sarebbe il cash. Ma che bello quello stop. Ok. Ce la facciamo in 10 minuti? C'è qualcuno tra l'altro qua di verde. Olè, livello 40 guacchio. Prendiamo questo oggetto, che non è un oggetto. Ah, che bello lo stop! Quanto godo! Ti avviso io quando non respawnano, così non perdi il loot del furto. Perfetto, grazie Xanx. Forza, dai! Dobbiamo finire la live, amici! Amici miei! We must finish. Please. La madonna. Bene. Ok, e qui siamo a posto.
Bene. Altri oggetti in quel... nella costa con? Sì, ne. Una gran pozza, vabbè, ok. E vabbè. Perfetto. Altro in the house. Perfetto. Un chocobos. Vabbè, in abilità, ok. Rovescio? Che vuol dire rovescio? Vabbè. Ah. Non capisco cosa sia rovescio, ma ok. 232 guil, 70 guil, le mandragore. Quante! Ok, sappiamo che qua ci sono un sacco di mandragore. Yes. Yes. Un attacco su, ok. Madò. Immolazione, si è schiantato il tipo, ok. È una gran pozza. Allora. Perfetto. Allora, diario del clan, io vorrei vedere cosa dovrò fare in quelle di... Ok. 5 piranha e 2 schmelze. La mandragola invece l'abbiamo fatta e la leggiamo. È un vegetale. Mostro vegetale che cresce nelle acque salmastre. Caratteristiche: la guaina avvolta intorno al collo, che copre anche la bocca come una maschera. Dal momento che il suo verso è dannoso per l'uomo, viene periodicamente distrutto con l'uso dei diserbanti. Effetto degli agenti chimici, tuttavia, viene impedito dalla guaina. E proprio per in questo modo il mostro è riuscito a scampare all'estinzione. Gli studiosi, allarmati dalla sua rapida proliferazione, hanno denunciato alle autorità la necessità di erbicidi più potenti. Voci di taverna. Stavo mescolando gli eccipienti di un medicinale quando per caso mi sono trovata tra le mani una bomba. Considerati gli ingredienti, direi che si tratta di una bomba tossica. Vuoi saperne la composizione? Cenere di pirose e inimagirite. Perché non provi anche tu a fabbricarne una? Nagia la speziale. Ok. Achui! Scusate. Scusate tantissimo, l'allergia quando c'è non è facile da debellare. Detto questo, ragazzi, e voi? Sono arrivato dal bosco di Salica, questo posto però non mi piace, c'è troppa gente per i miei gusti. Il mio capo non vuole mettere piede nel campo, non gli piacciono i posti affollati, si è pensato tutta la strada per fatta per venire. Secondo me ha paura, altro che non si fidi di tutti i brutti ceffi che si vedono in giro. Va bene, mi pare che avevamo già parlato con loro. Quindi, io ovviamente prima della prossima live cercherò di completare quei due mostri di bestiario e non farò nient'altro. Non credo riuscirò a far livellare ancora loro, perché... ci vuole troppo, 54.000. Lei magari sì, loro due penso che il prossimo livello lo fanno abbastanza rapido, a meno che non decida io di usare un altro teleporto per andarmene direttamente in quel di delle rovine di Nabudis praticamente, e fare un po' di livelli lì perché li danno a 1000 e passa al colpo. Ragazzi, con questa visuale del mare salutiamo, vediamo, grazie per essere rimasti con me fino a quest'ora. Abbiamo fatto sempre le nostre quasi due orette.
Noi ci vediamo sabato prossimo alle 16:30, sempre qui su Final Fantasy 12 di Zodiac Age. Spero di poter fare più cose rispetto a oggi, perché ci siamo un po' persi all'inizio, ma... E niente, ragazzi, mangiate tanto bene come faccio io questa sera. Vi auguro un buon fine settimana. Bacione, ciao!